Grazie. Ecco allora, consigliere, vorrei innanzitutto ricordare che il fondo per il servizio antincendio non ha subito assolutamente alcun taglio, anzi direi che è passato rispetto agli anni 2013 da un importo di 236.000 euro a un importo attuale di 267.000 euro. Quindi mantenendo sostanzialmente un impegno, diciamo, costante, ma in particolare ci siamo concentrati da subito per elaborare appunto un'importante campagna antincendio boschivo e piano antincendio boschivo 2017, tenendo conto che il periodo di massima allerta dal 15 giugno al 30 settembre è il periodo su cui occorre appunto focalizzarsi. Abbiamo, diciamo, articolato una presenza a Castelfusano di un piano costante sia appunto durante il periodo feriale che festivo che notturno, con la presenza a Castelfusano di due autobotti con equipaggio, due autisti e due operatori, di un capoturno, un coordinatore, due addetti per sala monitor. E poi invece sul restante appunto territorio di Roma Capitale il piano ha previsto dislocate quattro autobotti al Parco del Pineto, un autobotte con un equipaggio, alla Farnesina un autobotte con un equipaggio, al Semenzaio di San Sisto un autobotte con un equipaggio, al Centro Carli un autobotte con un equipaggio e anche un coordinatore. E devo anche ricordare che è stato grazie appunto alla presenza di queste vedette che nell'incendio di qualche giorno fa si è potuto appunto intervenire con immediatezza, e questo pronto intervento appunto ha consentito di evitare e di domare, diciamo, in tempi abbastanza veloci l'inizio di incendio a Castelfusano, proprio perché abbiamo grande attenzione a questo straordinario patrimonio verde. E inoltre vorrei anche ricordare appunto che comunque sono garantite 20 unità operative impiegate giornalmente sul territorio appunto come personale diciamo in orario di lavoro ordinario, e anche appunto il sabato appunto e i festivi in orario straordinario, proprio per consentire appunto un attento monitoraggio di quella che è la situazione e i rischi che purtroppo con queste temperature sono diciamo costanti. Grazie.